Se alcuni sindaci contestano il decreto sicurezza in aperto scontro con il ministro dell'Interno Salvini, altri sindaci, quelli del Casentino, chiedono aiuto al ministro. La criminalità nella vallata è in aumento, scrivono in una lettera. Il nostro impegno e la messa in campo di un nuovo avanzato impianto di videosorveglianza non bastano a contrastare il fenomeno. Serve una riorganizzazione dei presidi territoriali con un incremento di personale, oggi sotto organico di circa 40 unità, in un territorio vasto e variegato come quello del Casentino. Così recita un passaggio della lettera indirizzata al ministro dell'Interno Salvini dai sindaci dell'Unione dei Comuni insieme al primo cittadino di Prato Vecchio Stia, un appello che porta l'attenzione sul tema della criminalità della vallata che inizia a seminare il panico tra i cittadini. Dopo l'ultimo raid della notte di Capodanno con una decina di furti messi a segno nell'Alta Vallata, le amministrazioni hanno così deciso di unirsi e di chiedere un incremento del personale che sta presidiando il territorio. Già da tempo, continua la lettera, stiamo agendo per cercare di contrastare i fenomeni di criminalità con la messa in campo di un sistema avanzato di telecamere, alle quali se ne aggiungeranno altre nei prossimi anni, ma garantire la sicurezza dei cittadini vuole dire anche rendere le nostre strade più vivibili. E se da un lato continuano in tutti i comuni gli interventi per portare l'illuminazione nelle zone ancora al buio, dall'altro rimane un dato di fatto, ovvero che la sicurezza non deve essere solo una prerogativa dei comuni, ma in particolare degli organi dello Stato. I sindaci partono dalla constatazione che il Casentino non è più quello di una volta, la gente abituata a dormire con le finestre aperte e le chiavi nelle macchine si trova invece oggi costretta a far fronte a una vera e propria emergenza con episodi di criminalità piuttosto preoccupanti, nei confronti dei quali, secondo i sindaci, è indispensabile agire al più presto.